Dopo un lancio problematico che ha diviso il pubblico sin dal day one e un supporto post lancio claudicante che ancora fatica a rispondere con efficacia al feedback dell'utenza, Anthem continua a calare nelle classifiche di gradimento internettiane. Prima di continuare con il tema di questo video però, vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per unirvi a noi di everyeye.it. Tornando ad Anthem, se la fiducia negli sviluppatori aveva inizialmente tenuto assieme la community, alimentando la speranza sul futuro del titolo, ora lo shooter a mondo condiviso di BioWare pare aver raggiunto il punto più basso della sua breve storia, a causa dei numerosissimi bug ed errori tecnici e soprattutto per via del sistema di loot, additato come uno dei problemi principali del gioco e mai aggiustato. Tanto che su Reddit il gioco è stato recentemente definito come ufficialmente morto, a seguito di un post che parla di 197 views su Twitch negli ultimi 7 giorni, specchio di una player base ormai agli sgoccioli. Nel post vengono indicate, tra le cause del tracollo, l'assenza di comunicazioni da parte dello staff nell'ultimo mese, i piani per l'endgame praticamente inesistenti, il crollo dei giocatori attivi su Anthem e tantissimi altri tra problemi grandi e piccoli. A dare solidità alla diagnosi pubblicata su Reddit, almeno dalla prospettiva dell'utenza, ci sono un totale di oltre 8.000 pollici in su, un numero enorme per la piattaforma. Per quanto si tratti di un campione relativamente ridotto del pubblico videoludico e la natura del sito non offra alcuna garanzia circa il reale sostegno dei giocatori di Anthem alla sentenza apparsa su Reddit, i numeri lasciano poco spazio al dibattito, mentre il silenzio di BioWare non fa che inasprire gli animi e dare credibilità al post. L'ultima comunicazione ufficiale del team risale infatti a un paio di settimane fa, quando il team ha confermato il rinvio dei contenuti aggiuntivi previsti per concentrare gli sforzi degli sviluppatori sui miglioramenti strutturali di cui Anthem ha ora disperatamente bisogno. In assenza di una roadmap precisa e sotto il peso del silenzio stampa, c'è però il rischio concreto che Anthem cada presto nel dimenticatoio, finendo con sprecare il suo ottimo potenziale di base. Di recente, inoltre, Electronic Arts ha tenuto una conferenza con gli azionisti per illustrare i risultati dell'ultimo trimestre, dai quali emerge che Anthem ha venduto sotto le aspettative del publisher. Al contrario, Battlefield 5 e Apex Legends hanno ottenuto buoni risultati, il primo grazie soprattutto alla modalità Battle Royale Firestorm, mentre il secondo in virtù dei 50 milioni di utenti raggiunti in 2 settimane. E voi che ne pensate del destino di Anthem? Vi invitiamo a farcelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.